Allora, buonasera, benvenuti. Questa sera per noi è una serata importante perché dà l'avvio a questa festa che tiene insieme la tradizione della festa dell'unità, che non abbiamo dimenticato, con la prima festa del Partito Democratico. Ecco, io credo che ci sono occasioni importanti e questa, pur nella sua semplicità, segnala questo elemento, questa importanza di questo momento, senza particolare retorica, ma ne sono convinto. Stiamo facendo un passo avanti nella costruzione del Partito Democratico e questa è la festa che noi offriamo alla nostra città in previsione di quello che succederà l'anno prossimo. Saranno le elezioni amministrative, noi crediamo di essere pronti e ci stiamo preparando per esserlo, per affrontare le sfide che avremo di fronte, quindi il Comune di Cremona, la provincia. Questo è l'augurio che facciamo alla città, perché noi riteniamo di essere una classe dirigente all'altezza delle sfide che il futuro ci riserverà. Io non la faccio lunga, ringrazio voi e colgo l'occasione, lo faccio a voi, rivolgendomi a tutte le persone che non sono sedute in mezzo a voi, perché sono i tanti volontari che, come ogni anno, anche quest'anno, danno la possibilità che si realizzi questo miracolo. Scusatemi il termine, ma ne sono consapevole che non sarebbe il termine corretto, ma davvero, sembra un miracolo che la sera dell'inaugurazione poi tutti gli stand si avviano, partono, la gente è venuta, è al lavoro e quindi davvero il mio ringraziamento va a loro. Non vi rubo altro tempo, solo per dirvi che vi aspettiamo numerosi nelle prossime sere, già domani sera ci saranno altri appuntamenti di cabaret con Gioeledì, la settimana prossima ci saranno altri appuntamenti come Piero Pelù, Paolo Belli, Legnanesi, ma ci saranno anche appuntamenti politici, perché questa rimane, è e rimane una festa politica. Quindi dall'inizio della settimana avremo su questo palco Savino Pezzotta e Antonello Soro, capogruppo alla Camera del Partito Democratico. In settimana poi avremo la presenza di gli ex ministri Bersani e Fioroni, ci sarà un dibattito con poi Luciano Pizzetti e Cuperlo, l'onorevole Cuperlo, e chiuderemo il 15 con Rosy Bindi. Ecco, quindi su questo palco. Poi nell'area invece che è alle spalle della palazzina direzionale della fiera, ci saranno altri spettacoli, altri dibattiti tutte le sere per affrontare i temi nazionali e locali. Questo è un contributo che noi diamo alla vita politica della nostra città, la possibilità di venire a questa festa e divertirsi, ma anche di affrontare i temi che ci riguardano oggi e riguarderanno tutti noi per il futuro. Grazie di nuovo e adesso lascio il palco a chi lo merita più di me. Buonasera.